Allora, è stato molto interessante ieri vedere passare in rassegna tanti progetti di banche dati così diversi per temi, per struttura, anche per grado di sviluppo e, se così si può dire, anche di collaudo. Alcuni risalivano veramente all'età dei pionieri delle digital humanities e mi emoziona molto il fatto che fra poco qui parlerà Peggy Hantz per illustrarci un progetto avviato, se non ero, nell'83, che, sbaglio, ma le radici però erano di studio, no? Ecco, all'inizio i suoi esordi fu introdotto a noi allievi da un'entusiasta, Paola Barocchi, che ci disse: oggi vi facciamo vedere una cosa bellissima. E questo è un bel ricordo per me. Ecco, io invece vi presento il progetto di una banca dati open access che è stata lungamente meditata nelle sue macro e micro strutture e articolazioni, che è ormai del tutto strutturata e in fase di test sulle prime sezioni immesse, ma è ancora ad accesso riservato. Le radici di questo progetto sono in un intreccio di tradizioni di studi non solo storico-artistici, molto vivi e molto remoti presso la scuola. Ricordo ancora il laboratorio di Paola Barocchi, che pure nel Medioevo non si è mai calata, con le sue pionieristiche esperienze di applicazioni informatiche all'analisi delle fonti storico-artistiche nel senso più vasto. Ricordo, e ricordavano ieri Laura e Carles da Barcellona, le domande sullo status degli artisti medievali di Enrico Castelnuovo, che pure dal computer e da qualsiasi forma di teutonica, dice, sistematicità, a cui il computer serve così bene, si è sempre tenuto a notevole distanza. E ricordo gli studi di Armando Petrucci su quelle che lui ci ha insegnato a chiamare le scritture esposte. Quindi un nodo di interessi vivo e produttivo, prima e intorno al progetto digitale, e che ha cercato l'incontro con l'informatica, soprattutto con il crescere dell'aspirazione appunto alla sistematicità, con il dilatarsi esponenziale delle casistiche. Per questo mi sento di insistere sulle ragioni, i contenuti culturali di questo vastissimo e apertissimo cantiere, prima di presentare sinteticamente il progetto in sé. Il movente di questo progetto è l'interesse per le persone storiche degli artisti medievali, il loro status, la loro percezione, costruzione, rappresentazione di sé. E dunque la cultura in senso lato, il rapporto con le committenze e i pubblici, con loro operare e con i suoi prodotti, nei loro aspetti estetici, semantici, operativi, economici. Ricordo da questo punto di vista due prodotti della nostra officina, questo esperimento di, diciamo pure di alta divulgazione, fatto da Enrico Castelnuovo a seguito del suo ultimo seminario qui alla scuola, a cui anch'io ho partecipato, e questo grosso volume è uscito nel 2008, anche se la data è 2003, a mia cura, un terzo del quale è dedicato proprio alle sottoscrizioni di artisti visti in questa chiave. È noto che dall'età romana al 400 italiano, diciamo pure al Ghiberti, l'artista manca della letteratura specifica e dedicata che aveva conosciuto nel mondo greco, il che, oltre al fatto che la maggioranza delle opere è adespota, ha accreditato a lungo il mito romantico di un devoto, addirittura voluto, anonimato. Ecco, è stato semplicemente per sapere di più degli artisti medievali che ci siamo messi in traccia delle opere che nel Medioevo italiano presentano iscrizioni con i nomi degli artefici. A dirla sinteticamente, opere firmate, ma poi mi spiego meglio. Iscrizioni che certo sono state di norma registrate come documenti di paternità, ma quasi mai trascritte correttamente, ben poco studiate, quasi mai riprodotte. Noi siamo partiti dialogando anche materialmente con i protagonisti di indagini che erano state avviate negli anni Ottanta in ambito germanico, in particolare con Peter Clausen e Albert Dietl, perché a partire dall'architettura e scultura romaniche avevano valorizzato la quantità, la varietà, l'interesse delle firme degli artisti medievali italiani. Sono linee di ricerca ancora ben vive anche oltre Alpe. Vi mostro questo grosso volume di tipo divulgativo, ma estremamente prezioso, non limitato all'Italia, di Anton Legner,
che nell'85 era stato l'anima della grande mostra Ornamenta Ecclesie di Colonia, che fu una pietra miliare anche per lo studio proprio dello status e dei cantieri degli artisti medievali. E poi questa opera monumentale di Albert Dietl, che è stato il nostro interlocutore, il nostro controcanto per certi versi, e che contiene circa 800 attestazioni dall'alto medioevo al primo 300 in Italia, secondo una concezione dell'epigrafia come limitata alla materia dura, quindi esclude la pittura in modo particolare, che è piuttosto diversa dalla nostra, ma naturalmente è un interlocutore fondamentale. Questi i riferimenti presenti. Però è stato istruttivo, lo è perché sono ricerche ancora in corso, risalire nella storiografia dell'arte a ritroso e trovare il nostro tema in gioco fin dalle origini della storiografia dell'arte. Perché se la storia scientifica delle firme medievali è tutt'al più ottocentesca, si dovrebbe dire molto sul ruolo dei padri nobili e in primissimis del Vasari. È Vasari che, da storico, apre la caccia alle firme come fulcro per la costruzione di corpora, ma è Vasari che, da biografo, vede nelle firme anche altro, in specie tracce di autocoscienza, trasversalmente su tutte le tre età, dal goffo Margarito al prodigioso Donatello della Giuditta al divino Michelangelo della Pietà. Lungo le tre età delle vite, per Vasari, chi firma spesso lo fa perché è soddisfatto del suo lavoro. Già con Vasari dunque si apre il problema delle ragioni delle firme, della funzione, di quello che ci possono raccontare. Per chiedercelo con cognizione di causa, dobbiamo definire che cosa sono, o meglio chiarire che in realtà non è dato andare oltre una definizione basica. Iscrizioni, dicevo, che, allegate alle opere, ne esplicitano la paternità. Gli epigrafisti ci consigliano di chiamarle sottoscrizioni attributive. Mi preme dire che sono irriducibili alla firma nel senso comune moderno. Lo sono nella funzione, perché ben di rado garantiscono un'autografia. Questo ce l'ha insegnato in particolare Giovanni Previtali, da conoscitore, parlando della sviante segnaletica delle firme. Lo sono nella genesi e nell'esecuzione. Non sempre i documenti di cui ci occupiamo sono stati voluti e stilati dall'artista. E adesso, per chiarire quanto poco i nostri documenti siano assimilabili alla firma moderna, faccio qualche esempio limite. Nomi di artisti iscritti sulle loro opere, ma non per loro iniziativa, né da loro. Uno è ovvio, ma fondante. Sono così, e ci riguardano, anche gli epitafi, naturalmente, di architetti sepolti nelle chiese che hanno progettato, che li elogiano per questo. L'esempio, appunto, fondante di Buscheto al Duomo di Pisa, ovviamente non ho trascritto tutto il testo, in un sarcofago antico, con due epitafi in versi, è un folgorante introibo per la celebrazione pubblica, comunale, cittadina dell'artista. Al limite opposto si può porre un unicum, come il Virgilio Ambrosiano, un'opera privatissima in cui è Petrarca stesso, di suo pugno, a certificare in un distico di sua composizione l'esecuzione del meraviglioso frontespizio da parte di Simone Martini, che è vivo e presente. Petrarca lascia le impronte digitali sul colore ancora fresco dei cartigli, una delle cose più emozionanti che abbia visto in vita mia. Ancora, altre differenze rispetto alla firma moderna. Di rado, specie dopo l'undicesimo secolo, le iscrizioni si limitano, come di norma la firma moderna, a un nome. Abbiamo visto appunto due casi, ma è normale che anche in casi molto più ordinari vengano esplicitati il ruolo e il mestiere: magister faber, pictor, operator et magister, argenti auriquae ministri, bellissima definizione di tre orafi pisani in un calice di massa marittima, ricamatore. Sono soltanto alcuni dei moltissimi esempi. O ancora viene esplicitata la provenienza, la genealogia familiare o di bottega, l'oggetto realizzato, fino a dar voce alle aspirazioni terrene o devote dell'artista. Un altro caso limite è questo.
Siena, in un bombardamento nel 1944, andò distrutto, un bellissimo crocifisso ligneo. Ne resta questa testa, all'interno della quale è stato trovato questo documento. Sono delle pergamene vergate di mano dell'artista e sono delle preghiere al Cristo crocifisso, una era nella testa e una era nelle ginocchia dove si abbraccia il supplice, che pregano, che ripetono mille volte il nome dell'artefice, la data dell'opera, che è il 1338, e le ragioni per le quali Lando di Pietro ha realizzato per sua devozione questo crocifisso come opera di preghiera, probabilmente di sua iniziativa. Ancora, non sono rare, naturalmente, specie prima del 300, le lodi per l'artista e per l'opera o per i materiali in cui è realizzata. Per pura pigrizia, ripeto, proprio l'esempio classico, e torno a Buscheto, la lode della sua originalità per aver utilizzato il marmo in un edificio senza esempio. Casi come questi, più numerosi di quello che si può credere, fanno di questi documenti delle fonti di prima mano per il lessico artistico e l'estetica del Medioevo. Sarebbe facile dimostrare con un'ampia casistica che tra i miei casi limite e le sottoscrizioni più comuni, meno emozionanti, gli innumerevoli Mepinxit, Fecito Copus, eccetera, è difficile tracciare delle vere soluzioni di continuità. Certo, questa variegata ricchezza fa delle iscrizioni con i nomi d'artista un vastissimo corpo di fonti, le più vicine agli artisti, sui generis. Questa è la nostra ipotesi di lavoro. Che siano fonti in quanto testi, ma anche in quanto scritture e immagini, per le forme grafiche, per i moduli, i colori della scrittura, la sua evidenza o al contrario discrezione, l'omogeneità o meno della grafia dei singoli corpora o nei diversi ambiti geocronologico, per come si dispongono e interagiscono con la compagine monumentale di cui sono spesso parte integrante, ancora a differenza della firma moderna che di norma è marginale, fino ancora a casi limite come quello che abbiamo scelto come nostro simbolo nell'home page. Caso limite, il monogramma di Vitale da Bologna, Vitale degli Equi, che a mo' di rebus viene dipinto a mo' di marchio sulle groppe dei cavalli, qui alla Pinacoteca di Bologna, nel famoso San Giorgio, qui corredato della scomposizione del suo. Che questi materiali, se raccolti e documentati in vaste consistenze, accortamente analizzati e comparati, possano dirci di più di chi ha fatto l'opera, vorrei ora provare a mostrarlo con un caso esemplare. Esemplare perché il protagonista è la figura di svolta nella percezione e nello status dell'artista medievale, Giotto, e perché spero che il caso consenta a me, medievista, di agganciarmi al filone primario del nostro incontro, che è la fortuna dell'antico. Se oggi su internet cerchiamo firme di Giotto o Giotto Signatures, troviamo prima di tutto che Giotto ha firmato la Sindone, e su questo non vorrei soffermarmi, e poi apprendiamo recentissimamente, in seguito a un restauro invece assai serio e pregevole appena condotto ad Assisi, che nel trittico affresco della Cappella di San Nicola c'è fantasticamente un monogramma GB, Giotto di Bondone. Naturalmente è inutile dire che questo è a dir poco implausibile. Ma delle vere iscrizioni di Giotto non troviamo, non dico dettagli, ma neppure riproduzioni delle opere che consentano di leggerle. È vero che non sono iscrizioni eccitanti, anzi, nel 1981 Clausen affermava che la sottoscrizione altamente significativa in Italia tra il XII secolo e la metà del 200, da fine secolo si fa ineloquente. Inizia, dice, la fase lapidaria della firma, stringata e denotativa. L'esempio palmare è questo, Opus Iocti. Ma davvero il pittore più rivoluzionario del basso medioevo, più self-conscious del basso medioevo, lascia memoria di sé in modo così banale? Procedendo per confronti sia nel corpus di Giotto che nel repertorio ormai disponibile per noi dal VII al XIV secolo, ormai abbastanza esteso da essere significativo, credo proprio di no.
Il primo confronto è facile. Le opere sottoscritte di Giotto sono tre: Le Stigmate del Louvre, da Pisa, Opus Iocti Florentini, fine del 200, Il Polittico di Bologna, Magistri Iocti de Florentia, Il Polittico Baroncelli in Santa Croce, Opus Magistri Iocti. Vi mostro il rapido disegno di Rimbaud che evidenzia quella che è una raffinatissima soluzione di distribuzione delle lettere in oro su fondo rosso e azzurro alternato. Sono diverse, diversamente notevoli, se ne potrebbe parlare a lungo, ma sono fedeli a una formula, opus più genitivo del nome, sempre nella forma Ioctus. Il secondo confronto, con tutto quello che c'è prima e intorno, è più laborioso, ma dà una risposta abbastanza sorprendente. Cioè la formula opus più genitivo a questa altezza è nuova. Per tutto il Trecento, nella sottoscrizione pittorica, dominano i tipi mefecit o mepinxit. In architettura e scultura ricorrono spesso forme più articolate, ma mai opus col genitivo. Mi è sembrato che l'eccezione richiedesse un movente o un modello. E il modello più appariscente e accattivante che posso indicare è anche l'unico precedente per questa formula a cui siamo certi che Giotto potesse far riferimento, ed è antico. I Dioscuri di Montecavallo, dalla tarda antichità, furono ininterrottamente in vista nell'area delle terme costantiniane, fregiate dalle vistose iscrizioni che li accreditavano come opus fidei e opus praxiteles. Che Giotto li avesse negli occhi è plausibile, anzi è certo, li cita praticamente nella visione del carro di fuoco ad Assisi, e credo che nell'adorazione dei magi di Padova, il cammelliere che inopinatamente si volta a fissare negli occhi l'animale così inquieto, conservi il ricordo del volgersi dei giganti verso i cavalli riottosi. La firma di Giotto dunque è sì lapidaria, ma secondo me perché si riformula in modo assolutamente privo di precedenti sui marmi antichi. Altrove ho portato ulteriori argomenti per questa ipotesi e per il tentativo di seguire il filo del rapporto con l'antico, visto o letto o immaginato nell'autorappresentazione degli artisti, fino a Giotto solo scultori, da Biduino, che si firma sulla quasi replica di un famoso sarcofago strigilato al Camposanto di Pisa, alle numerose firme romanizzanti dei cosmati. Vi mostro il caso famoso del portico del Duomo di Civita Castellana, dove Magister Jacobus Civis Romanus, un cosma figlio suo carissimo, si firmano su questa sorta di arco trionfale, fino alla nuova nascita della formula opus più genitivo, rieclissatasi dopo Giotto, ma rinata all'inizio del 400, non a caso in Ghiberti, Donatello, Paolo Uccello, qui la firma della Giuditta di Donatello, e in Pisanello, ma solo medagliista. Pisanello pittore usa la formula mepinxit, medagliista, cioè antico, fino ad arrivare, per altra via, alle allusioni all'antico nell'autorappresentazione del giovane Michelangelo. Nella battaglia dei centauri, il vecchio calvo con il masso in mano fa rivivere l'autoritratto fidiaco descritto da Plutarco nella Parthenos, mentre nella Pietà, la sua unica opera firmata, con la clamorosa prima attestazione moderna del titulus pendens di pliniana memoria, facebat non fecit, attribuito da Plinio ad Apelle e Policleto per la modestia dei sommi nel dire che l'arte non è mai compiuta. In questa sede ho voluto richiamare questo caso, questa rapidissima carrellata, a riprova, spero, dell'opportunità di mettere a fuoco e a frutto anche i testi meno appariscenti e di testare ogni occorrenza su un vasto corpus di evidenze comparative. È quello che vorremmo fare con il progetto. Il progetto vorrebbe essere un repertorio non delle iscrizioni, ma delle opere con iscrizioni, in tutte le tecniche, provviste appunto di iscrizioni con nomi d'artisti in latino e nei volgari, estendendoci ad alfabeti non latini nei casi di compresenza, per esempio le porte di San Paolo fuori le mura a Roma, su un territorio corrispondente per convenzione consapevole all'Italia attuale,
dal VII secolo al gotico internazionale. Il limite inferiore non specificato ad annum è stato oggetto di un paio d'anni di discussioni. Ad oggi si va comunque da un oggetto, questo è il più antico oggetto che abbiamo schedato, è la lastra del presbitero Gudiris a Savigliano in provincia di Cuneo, con questa disordinatissima iscrizione di VI secolo di Gennarius, Ego Gennarius, Magister Marmorarius, fino all'altezza di Gentile da Fabriano, di cui vi voglio mostrare, riprendendo un attimo quanto dicevo prima, come passando dal territorio delle corti tardogotiche, dove firma in questa meravigliosa scrittura gotica su fondo stellato Gentilis de Fabriano Pinxit, passando a Firenze, anche lui passa a questa meravigliosa capitale fiorita, Opus Gentilis de Fabriano, con la formula, allora di nuovo aggiornatissima. Includiamo le opere prodotte da artisti italiani all'estero e per l'estero, diciamo così, e da stranieri, diciamo così, in e per l'Italia o in Italia ab antiquo. Decisiva e enormemente impegnativa, ma indispensabile, è stata la scelta di censire anche le opere note esclusivamente per tradizione indiretta e quindi di attingere più sistematicamente possibile alle testimonianze dell'erudizione, dell'antiquaria, della storiografia dal 5 all'Ottocento. Il classico chi siamo a fare questo lavoro è una buona domanda. È un piccolo gruppo stabile presso la scuola, molto piccolo. In un momento in cui eravamo solo in quattro di fronte a un compito ingente per le nostre spalle, abbiamo pensato di riconoscerci nei committenti supplici ai piedi della Vergine sopra la firma di Segna di Bonaventura nella Maestà di Castiglion Fiorentino. Di volta in volta, a seconda delle esigenze e soprattutto delle possibilità, si aggiungono collaboratori a progetto con larghissimo impiego di volontari impagabili in entrambi i sensi del termine. La ricerca è nata e resta fortemente intrecciata alla didattica tramite corsi, colloqui annuali, tesi di laurea e di dottorato. Il censimento procede per sezioni geocronologiche e tipologiche di consistenza variabile. Vi faccio un esempio. Per il periodo fra il VII secolo e la fine dell'età ottoniana abbiamo raccolto circa 50 opere sottoscritte per tutto il territorio, molte limitate solo a un nome, destinate a una inevitabile sezione delle dubbie. Non sappiamo se è un artista, un committente, un defunto, perché molto spesso si tratta di semplici lastre iscritte. Ma non solo, naturalmente. E dunque avremo una sola sezione. Il Piemonte e la Val d'Aosta, in cui il gotico internazionale sconfina ben oltre la metà del 400, ce ne offrono poco più di 100. La sola città di Siena, che ci impegna ormai da anni, con quasi 400 opere censite ad oggi, fra il XII secolo e il primo quarto del 400, vuole una sezione a sé. E segnalo che un terzo delle attestazioni senesi, reperite fino a ora, ma il lavoro è ancora in corso, è noto solo grazie alla tradizione erudita, cioè è perduto e deve essere censito e recuperato via via. Per questo è molto difficile, quando si rendicontano questi progetti, dire se abbiamo fatto quello che avevamo detto di fare, perché se si parte da 30 attestazioni e se ne trovano 300, è un po' difficile consegnare il prodotto finito. Questo è un concetto che non passa molto facilmente in chi decide sui finanziamenti. Fra le difficoltà di questo progetto ne ricordo due, che peraltro coincidono con altre tante finalità di questo lavoro. Nell'edizione delle epigrafi medievali persistono ampie difformità. Il nostro corpus include anche, naturalmente, testi a supporto librario, cioè le sottoscrizioni relative ai miniatori, ai disegnatori, ai filigranatori. Dopo uno studio mirato che è stato condotto da Stefano Riccioni dei criteri usati in filologia, paleografia, diplomatica, epigrafia classica e tardoantica, è nota la disomogeneità che si lamenta da decenni di quelli in uso nell'epigrafia medievale, si è optato per una trascrizione interpretativa con uso di segni diacritici basata sul modello del Corpus Inscriptionum Latinarum e adattata al trattamento di iscrizioni eterogenee, nonché alla necessità di elaborare i criteri adottati su piattaforma digitale. Un'altra difficoltà logistica, operativa e drammaticamente finanziaria è
un lavoro di competenza di Monia Manescalchi, cioè la creazione di vasti archivi iconografici. La documentazione, dicevo, è di regola assente per le epigrafi, non di rado sono inedite le opere stesse, ma anche nel caso di opere importanti come il reliquiario di San Savino a Orvieto, vedete quanti scatti sono necessari per coprire un semplice testo e far conoscere la scrittura caratteristica di questa coppia di orafi, Ugolino di Vieri e Viva di Lando. La pubblicazione è prevista oltre che in database in forma libraria, per fascicoli dedicati alle singole sezioni. Di recente abbiamo deciso di pubblicarli online e on demand. Fra i vantaggi, oltre al crollo dei costi, perché facciamo tutto noi, i soliti quattro che stanno ai piedi della Vergine, c'è la possibilità di pubblicare vasti apparati illustrativi a colori e la facoltà di fare ricerca nel testo. Nel database i materiali, inevitabilmente suddivisi e ordinati in serie lineare nell'edizione libraria, come nel lavoro di Dietl, che fa la scelta, a mio avviso discutibile, di pubblicare le iscrizioni in ordine alfabetico di località, di luogo, né cronologico né per generi. Ecco, nel database questi materiali saranno consultabili e comparabili trasversalmente, nonché ovviamente indefinitamente aggiornabili. Lo scopo infatti non è creare un archivio, ma uno strumento di ricerca che sia accessibile e capace di rispondere a molteplici domande. Perché si firma? Perché un'opera e non un'altra? Chi concepisce i testi e chi li esegue? Quali informazioni si selezionano? Quali sono le implicazioni del tenore del testo e della sua forma visiva? Qual è la competenza linguistica e scrittoria degli artisti? Qual è il loro possibile ricorso alla collaborazione di persone più letterate di loro o magari soltanto alfabetizzate? La struttura del database è stata progettata ad hoc dalla ditta Sistemi Informativi Librologico di Pisa. Un prototipo con qualche centinaio di schede è in fase di test, soprattutto per quanto riguarda la funzionalità del sistema di ricerca, che è concepito per interrogazioni anche molto complesse. Infine, perché dato che i nostri lavori per fortuna producono un gran numero di contributi irriducibili a tempi e misure delle sezioni in elaborazione, abbiamo dato vita a una rivista online, Opera Nomina Historie, a partire dal 2009, che ospita soprattutto, ma non solo, contributi del nostro gruppo di lavoro. Il primo numero è stato dedicato a forme e significati della firma d'artista, contributi sul Medioevo fra premesse classiche e prospettive moderne, frutto di 2 anni di miei seminari, a partire da uno studio sul caso di Parrasio fino a uno su Marcantonio Raimondi e Dürer. Dal prototipo online, per concludere, voglio mostrare qualche esempio per illustrare il database. Saranno casi relativi all'oreficeria senese che è in fase conclusiva e sta per essere pubblicata anche nella forma libraria. Dalla pagina indici, accessibile dall'home page, la pagina indici ospiterà l'elenco in progress delle sezioni tematiche immesse. Da qui accedo ad esempio alla sezione Siena. L'immagine simbolo è una firma ancora di Segna di Bonaventura che sulla spada del San Paolo della Pinacoteca Senese imita le iscrizioni degli armaioli. Posso fare la ricerca per artisti, cliccando i nomi accederei ai preview con le opere firmate di ciascuno, oppure per classi, per generi. Richiamo il principio base del censimento. Ad ogni opera firmata, non ad ogni firma, ma ad ogni opera firmata, si dedica una scheda. 4 le classi di informazione strutturate: artisti, opere, luoghi, testi iscritti, distinti in testo firma e in altri testi, per esempio relativi alla committenza. Questi sono i comparti della banca dati e in questi macro campi si articola il data entry, che prevede una griglia d'analisi mirata sui testi, le note e campi per informazioni supplementari. Faccio passare rapidamente, vi mostro come per esempio il nome venga riportato col nome d'uso in bibliografia, ma con altre forme in uso in bibliografia, con le forme attestate in iscrizioni visibili o in iscrizioni tradite, viene specificato se l'artista è noto da altre fonti documentarie o letterarie e quali, e così via. Vi faccio vedere rapidamente lo schema della sezione testo-firma, perché qui
Oltre alla trascrizione con l'apparato, le fonti, le varianti, la traduzione se necessaria, ci sono tutta una serie di osservazioni che non necessariamente appaiono poi in rete, relative alla lingua, alla forma testuale, per esempio alla presenza eventuale di riferimenti alla famiglia, al luogo di esecuzione, all'oggetto, oggetto parlante è il famoso mefecit, indicazione dell'opera, è quando l'artista dice per esempio feci octintinnabulum, per dire una campana. Ecco, cioè definisce l'oggetto. Mostro un esempio di scheda molto semplice che è il calice di Tommaso Di Vannino, uno degli inediti reperito da uno dei nostri volontari, cioè Michele Tomasi, a Edimburgo. La scheda offre dati essenziali sull'artista, con una mirata attenzione, come vedete, alle varianti onomastiche. Si indicano, se note, appunto, anche le iscrizioni perdute sull'opera, naturalmente sintetiche, e segnalo l'esigenza di attestare l'eventuale esame autoptico, sempre auspicabile, l'edizione delle iscrizioni, di cui si dà ragione, e una loro compiuta descrizione contenutistica e formale a schema fisso, ubicazione, tecnica esecutiva, spazio di scrittura, tipologia scrittoria e così via. Seguono commenti a testo libero, in questo caso per esempio si registra la sostituzione della coppa. Tendo a dire che tutte le nostre schede sono firmate per la parte storico-artistica e per la parte epigrafica dagli estensori e dai revisori, perché si tratta di lavori che non si tratta semplicemente di una documentazione, di un trasferimento in rete di dati esistenti, sono dati che sono frutto di studio, di ricerca, in questo caso l'individuazione stessa dell'oggetto, e di raccolta, appunto, e interpretazione di dati. E poi le immagini, qui mostro le mostro aperte, a documentare l'apparato iscritto. Per il sistema di ricerca e quello di data entry, che non posso descrivere in dettaglio, mi permetto di rinviare il mio contributo nel volume L'artista medievale che ho mostrato prima. Segnalo solo che, appunto, in fase di data entry si immettono dati che la scheda online non mostra, ma che restano disponibili alla ricerca. Per esempio, fra i molti, la presenza nelle iscrizioni, appunto, di indicazioni cronologiche di committenza di provenienza dell'artista, in modo che poi si possa cercare col motore di ricerca le iscrizioni in cui la firma è associata a una data, è associata a un'indicazione di provenienza, è associata a un riferimento all'opera, presenta elementi relativi alla devozione dell'artista e così via. Un solo esempio di ricerca. Mi voglio chiedere, per esempio, in che misura gli orafi senesi, firmando, ricordino la loro patria. Imposto la ricerca sulla classe oreficeria, avendo registrato i dati sulla presenza di indicazioni di provenienza. E apprendo che sulla sessantina di iscrizioni qui immesse, ben 45 indicano appunto la provenienza dell'artista. È un fatto davvero non comune e da leggere alla luce delle politiche sia protezionistiche che promozionali di questo centro, specie per una sua produzione di punta come è l'oreficeria gotica. Salto alcuni apprezzamenti che volevo fare su questo lavoro dell'oreficeria, che tanto è comunque di prossima pubblicazione, e concludo dicendo che proprio sul lavoro di Siena, ci siamo resi conto, appunto, che è molto difficile pianificare dall'inizio un lavoro di questo genere. All'inizio avevamo l'indicazione di una campana, cioè la più antica, la campana di Albertus del 1109, che è anche la più antica firma di un artista a Siena, dalla distrutta chiesa civica di San Cristoforo. Cercando sul territorio, in archivio, nelle liste di restituzione di inventari parrocchiali, in tutta una serie di documenti editi e non, siamo ormai a oltre una sessantina di attestazioni. Ma il caso non è soltanto senese. Le campane, capillarmente diffuse, ma poco censite, poco studiate, sporadicamente tutelate, oggetti di cui è impossibile sottovalutare il valore simbolico, ma anche il prestigio tecnico,
si candidano al ruolo di manufatti percentualmente più firmati del Medioevo, il che è una sorpresa e ci ha indotto a scorporare la sezione campane, che era in aggiornamento continuo, e di questo appunto parlerà adesso Chiara Bernazzani. Chiudo dicendo che devo ringraziare molte persone, perché come dicevo questo progetto si regge largamente sull'entusiasmo, l'abnegazione, la fantasia di poche persone, molte volontarie, nessuna delle quali specificamente dedicata. In questo caso ringrazio in modo molto particolare Monia Manescalchi ed Elena Vaiani, e ringrazio tutti voi, perché il clima di entusiasmo che si sta respirando in queste due giornate è molto incoraggiante per chi deve affrontare con poche risorse dei compiti importanti, crediamo, sia per la ricerca che per la didattica. Grazie. Grazie per questo progetto molto affascinante, anche di vasto respiro, che ci dà una buona indicazione quanta cosa si può fare partendo, diciamo, da una semplice questione di questa segnatura, diciamo, che diventa così proprio un mondo in cui si può entrare. Ci sono domande? Sì. Per esempio, un esempio di un'opera di un artista italiano per l'estero era fra gli elenchi degli obiettivi opere di artisti italiani all'estero o per l'estero? Caso da Modena a Karlstein, oppure le opere dei Cosmati per, in Inghilterra. Sono casi molto frequenti, Simone Martini ad Avignone, il Virgilio Ambrosiano, che è realizzato per l'appunto all'estero, e tutta una serie di opere di artisti, in particolare Senesi ad Avignone, che sono perdute, ma sono documentate da un codice inedito in Vaticana che abbiamo trovato e che ci attestano appunto questa operatività, mentre naturalmente consideriamo anche le opere di artisti stranieri in Italia, purché ci siano ab antiquo, cioè purché naturalmente non siano opere di artisti stranieri che sono frutto di museificazione o di acquisti recenti. Per esempio, sulla facciata della cattedrale di Ferrara c'è la statua del duca Alberto I d'Este con una lunghissima iscrizione dorata firmata da Henricus Aurifex di Colonia, quindi un orafo tedesco che si è occupato della stesura molto raffinata e della doratura di questa iscrizione, che era molto prestigiosa perché ricordava dei privilegi ottenuti dal principe per la città. Dunque una curiosità a margine di un archeologo, non so se avete pensato o se qualcuno ha già fatto una verifica di questi firme antiche che potevano essere visibili, oltre adesso i Dioscuri, mi veniva in mente la firma di Coceglio sul Duomo di Pozzuoli, che era un modello per una firma di architetto molto specifica, poi è copiata a Napoli al di fuori dei vostri confini di interesse, insomma nel 400 sulla facciata del Gesù Nuovo, però sicuramente a parte casi eccezionali come questi, ci saranno state basi o cose di questo genere visibili con firme? Ti rispondo io, perché la responsabile a suo tempo fu io, che feci un seminario, un laboriosissimo seminario per Enrico Castelnuovo, che devi ancora pubblicare, molti anni fa, ecco, ti ricordo. Che era l'esito di mesi di lavoro concentrati in un seminario, e Monica ogni tanto mi rimprovera perché è rimasto sia 15 anni fa, ecco, forse sì, perché c'era ancora Enrico, quindi ecco. Insomma, la colpa è mia, e quindi però devo dire che Fabio Guidetti ha supplito con un bellissimo contributo nella rivista di Monica, e ha scritto secondo un lavoro fondamentale su Parrasio, che fa andare molto avanti la nostra comprensione del ruolo dell'artista nel mondo greco, quindi credo che in qualche maniera ha supplito le mie mancanze.
E questo appunto per quanto riguarda la firma del mondo antico, devo dire che diciamo... Una cosa, scusami, volevo aggiungere, ma che forse è ovvia, scusami, che quel marchio di Vitale sulla coscia del cavallo è ovviamente il figlio delle statue equestri, per esempio quella di Teodosio, visibile a Costantinopoli, che aveva i marchi esattamente nello stesso posto, che è il posto dove si marchiavano anche i cavalli da corsa nel mondo romano. E poi lui si chiama degli equi, quindi insomma fa questo gioco, questa sorta di rebus. Sono altre domande? Non vedo nessuna, allora ringraziamo di nuovo. Grazie mille. Ecco.